Ciao community, siamo di nuovo live in questo bellissimo pomeriggio caldissimo d'estate, molto assolato, e grazie per essere qui con noi anche oggi per questa nuova videospremuta. Saluto i miei compagni di avventura, Gigi, che è qui vicino a me, Marco, che è dietro le quinte, e ringrazio il nostro ospite che è qui con noi. Damiano De Cristofaro, spero di averlo pronunciato bene, ho sempre dei problemi. Allora, come stai, Damiano? Molto bene, grazie, ti ringrazio. Voi, come va? Tutto bene? Tutto bene. Come vi sentite? Un po' squagliati. Beh, fa caldino. Qua piove, ma sempre il caldo rimane. Fino a poco fa, ma il caldo è rimasto. Allora, direi di spremerlo subito subito, Sara, che dici? Ah, sì, certo. Allora, Pronto? intanto, oggi parliamo di mindfulness, coaching e personal branding insieme a Damiano e appunto lui è istruttore di mindfulness trainer. E, leggendo di Damiano sul web ho scoperto che è stato presidente di un'associazione che si chiama Crea Lavoro Giovani. Praticamente questa associazione è un punto di riferimento per scuole, università e professionisti ed imprese, perché vuole diffondere un po' la cultura di quella che è, di quello che è il lavoro corretto, il lavoro fatto bene, insomma. E la descrivi, Damiano, tu la descrivi come una palestra, questa associazione, però non per formazione tecnica, ma per formazione su competenze trasversali, felicità, ma perché anche queste competenze si allenano. Sono competenze che si allenano e sono competenze che nell'ambito del mercato del lavoro attuale diventano sempre più importanti e fondamentali. Ad esempio, anche il discorso legato, e l'abbiamo visto anche con la questione del Covid, con il lockdown. Oggi ai lavoratori, comunque ai ragazzi, che poi un domani potrebbero anche diventare dei manager, oltre che, no? Lavorare proprio all'interno delle aziende o liberi professionisti. Sviluppare determinate competenze come ad esempio la gestione dello stress, la gestione delle attività nel tempo, la proattività, il problem solving, questi sono proprio elementi fondamentali. Sono elementi fondamentali, la capacità di abilità relazionali, la capacità di gestire una rete, o meglio, rete nel senso rete relazionale, di svilupparla. Queste sono oggi sono fondamentali e nel futuro saranno ancora più importanti. Quindi assolutamente sì, anzi, c'è chi dice, io ne sono d'accordo, che essere felici in quello che si fa è il prerequisito per il successo. Qualsiasi cosa si può intendere per successo, o comunque qualcosa che è accaduto, no, nel passato. C'è quella famosa frase che dice che se fai qualcosa che ti piace non lavorerai un giorno della tua vita, praticamente, famosissima frase. Questo non significa che le difficoltà non ci sono, sicuramente ci saranno, si affrontano con un approccio diverso, la famosa resilienza, no? Ah, comunque sì, Esatto. sono competenze che possono essere allenate. Voi considerate che oltre a Crea Lavoro Giovani, noi abbiamo un altro brand, Orientarget, che si occupa proprio di orientamento e coaching di carriera. E questi sono degli aspetti fondamentali. Tu sei quindi un istruttore di mindfulness, è un tema che è molto dibattuto oggi sul web e in rete, e insegni quella che è la consapevolezza del sé, quindi conoscere un po' se stessi. Cosa vuol dire però mindfulness, visto che secondo me le persone ancora l'associano a Buddha e yoga e basta? Invece voglio sapere che cos'è in realtà, perché funziona. E perché si inizia a percepire proprio la necessità della mindfulness all'interno dell'ambito business? Ok, quante ore ho per rispondere? Quante vuoi, possiamo fare la diretta 24 ore. Ah, ok, No, no, dai, non siamo porta a porta, qua non c'è il timer, vai. è complessa, bella, complessa, bella, scherzi a parte. Allora, sì, tutore mindfulness, in realtà per prendere consapevolezza ci possono essere diversi percorsi. Sono anche un coach dell'ICF, un PCC. E dal punto di vista della mindfulness, comunque rimanendo nell'ambito di quello che dicevi, il fatto di essere istruttore. Allora, il bello della mindfulness è che è pratica,
Infatti noi parliamo di pratiche di mindfulness. Hanno a che fare con il buddismo, hanno a che fare con lo yoga? Sì, non solo. Nel senso che come termine nasce in lingua pali circa 3500 anni fa. Quindi insomma qualcosa di abbastanza nell'ambito di quella che viene chiamata anche la psicologia buddista. Quindi sicuramente è collegata. Nel senso che nel protocollo di riduzione dello stress, quello che viene chiamato il protocollo MBSR, ci sono tutta una serie di pratiche formali e informali, e poi se siete interessati vi dico qual è la differenza fra le pratiche formali e informali per coloro che non riescono a conoscerla questa differenza e via dicendo, e che si rifanno alle pratiche di meditazione vipassana, cioè di chiara visione. Non c'è solo lo yoga, c'è anche il mindful yoga. Ci sono tutta una serie di pratiche per portare l'attenzione su qualcosa che sta per nel qui ed ora. Quindi ma mindfulness, che in genere appunto traduciamo per consapevolezza, se andiamo ancora più a fondo, è la presenza mentale nel qui ed ora. Perché funziona nell'ambito dello stress e non solo, anche nell'ambito del business, della crescita personale, della crescita professionale e della carriera? Perché nel momento in cui noi siamo consapevoli, entriamo in una chiara visione di quello che sentiamo, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, quindi li vediamo nel momento in cui nascono, poi vi do la definizione che ne dà Kabat-Zinn della mindfulness. Noi prendendo consapevolezza di questo, rimanendo nel qui ed ora, riusciamo anche a passare da uno stato reattivo, in cui la mente vaga, no? Gli orientali dicono la mente fa la scimmia, così come una scimmia passa da un ramo a un altro, la mente passa da un pensiero a un altro. 60.000 pensieri al giorno circa abbiamo, quindi insomma un bel numero. Il punto è che spesso sono pensieri legati al rimuginio, al come le cose dovrebbero essere, no? Se avessi fatto, sarebbero dovute essere, come dovranno essere o come dovrebbero essere. Quindi come mai è capitato a me, se avessi fatto, se avessi detto e così via. Guardate, sappiamo, no? Quello che è successo nuovamente a Alex Zanardi. Qualche tempo fa, io nei miei corsi ho sempre utilizzato i suoi video, fino a qualche giorno fa rileggevo le sue frasi e ce n'è una che spiega secondo me bene il concetto. Cioè lui a un certo punto, quando si è svegliato dal primo incidente, quello che dove ha perso le gambe, lui dice: io non pensavo a quello che avevo perso, ho pensato a che cosa fare con quello che mi era rimasto. Ecco, questo è essere consapevoli. Questo è essere consapevoli delle cose come sono, così come sono. Allora, nel momento in cui noi abbiamo questa consapevolezza, non siamo più nell'ambito del come dovrebbe essere. E perché vi dico questo? Perché Joe Kabat-Zinn dice che la mindfulness è quel particolare modo di prestare attenzione con intenzione, quindi facendola, nel momento presente, quindi momento dopo momento, nel qui ed ora, e in maniera non giudicante, quindi non senza giudizio, ma in maniera non giudicante, che è proprio legata a quell'aspetto del mi piace, non mi piace, dovrebbe essere in un'altra maniera, e così via. Questo che cosa significa? Perché porta verso un certo stato di presenza mentale? Perché se io evito di andare, si chiama rimuginio della mente, se io riesco a osservare le mie sensazioni, le mie emozioni, i miei pensieri, e riesco a stare nel momento presente, smetto, come dicevamo prima, di entrare in una modalità reattiva e divento più responsivo, cioè do delle risposte funzionali a me stesso oppure agli altri. Facciamo un esempio, visto che tanto parliamo nell'ambito sia del lavoro che della vita. Succede qualcosa, noi potremmo chiederci ad esempio: perché è successo a me? Classica domanda. Classica. Risposta? Risposta è chi lo sa. Esatto. Allora cosa succede? Che noi impieghiamo le risorse mentali non nell'andare verso una risposta funzionale, ma nel stare a guardare qualcosa che è accaduto, quindi per via proprio dello stress che questo ci provoca, noi andiamo a impiegare delle energie e delle risorse che invece potremmo impiegare verso un'altra direzione.
Quindi è come se ci concentrassimo sul problema invece che sulla soluzione. Invece, che sulla soluzione, esatto. Invece con la mindfulness prendiamo proprio consapevolezza di questo. Prendiamo consapevolezza di cosa sta accadendo e volendolo possiamo utilizzare a nostro vantaggio. E trasportando un po' la mindfulness anche nell'ambiente lavorativo, parlavi prima appunto di ascolto, no? Quindi la capacità anche di ascoltarsi. Sì. E quanto può servire, quanto può aiutare anche questa consapevolezza, questa capacità anche di ascoltarsi, ad esempio nei confronti della leadership, quindi di prendere anche delle decisioni importanti, del senso di responsabilità? È fondamentale. Le neuroscienze dimostrano che attraverso la mindfulness la corteccia prefrontale, che è proprio la parte del nostro cervello che è dedicata a problem solving, all'empatia, alla relazione empatica, al raggiungimento degli obiettivi e così via, si diventa più spessa. È proprio come se noi voglio fare i bicipiti, devo andare in palestra e allenare i bicipiti. È la stessa identica. Allora, che cosa succede? Che nell'ambito della leadership questo diventa veramente fondamentale, perché io a quel punto non solo ho un certo tipo di relazione con me stesso, ma nel momento in cui riprendo l'equilibrio ho una comunicazione più efficace con gli altri, con i collaboratori. Ascolto di più, ascolto meglio, diventa proprio un ascolto che mi porta a sentire, sia dal punto di vista proprio sentire quello che viene detto, sia anche a sentire dal punto di vista anche emotivo, quindi diventa un ascolto generativo, diventa una comunicazione dove invece di dare ad esempio il leader, invece di dare una risposta che già pensa di avere, può fare delle domande che invece stimolano delle riflessioni, stimolano la creatività e quindi possono portare anche a delle soluzioni nuove. Diventa ancora più importante. Proprio qualche giorno fa facevamo un webinar per l'ICF, la Federazione Internazionale Coaching, e parlavamo ad esempio della paura dell'ignoto. La paura è un'emozione che assolutamente ci sta, ci protegge. Il punto è che se ce n'è troppa ci blocca. Per citare Giovanni Falcone, no? Lui diceva che non è tanto, dicevo, tu chiedeva al giornalista, minacciato dalla mafia, lei va avanti lo stesso, quindi è coraggioso. Lui diceva, ma non si tratta di stabilire, non ha paura, non si tratta di stabilire se uno ha paura oppure no, perché l'assenza di paura è essere, no? Proprio inconsapevoli, no? È essere, invece no. Incoscienti. Incoscienti, avere paura. Coraggio è quello, avere paura è saperla gestire. La paura a quel punto diventa funzionale. Allora, se io sono consapevole che ho la paura dell'ignoto, posso utilizzare questa cosa a mio vantaggio per dire, ok, come mai ho paura dell'ignoto? Cos'è che mi spaventa maggiormente? Cosa posso fare per evitare che? Allora diventa funzionale. Non è più, come dicevamo prima, un aspetto di reazione. Molto spesso mi chiedono come... attraverso le pratiche, attraverso le pratiche formali e informali. Vi faccio un attimo la distinzione così. Se io adesso vi chiedessi di toccarvi, potete anche provare a farlo, no? Con la punta della lingua, sì, facciamo una cosina così al volo, la parte che collega gli incisivi con il palato. Gli incisivi con il palato, di portare l'attenzione lì. Ok. Le zone quelle rugose, lo spazio fra gli incisivi, e poi allargare la consapevolezza alla bocca, calore, saliva della bocca, le sensazioni e così via. Se lo facciamo proprio, ci rendiamo conto che potrebbe accadere che in quel momento che lo facciamo non pensiamo. I pensieri si bloccano, si fermano. Perché siete concentrato su un punto, in effetti. Provateci anche voi che ci seguite comunque, e poi magari scriveteci che cosa provate in quel momento, perché è vero che non pensi, è vero. Oppure potrebbe essere che o qualsiasi altra cosa, ad esempio mi lavo i denti e lo faccio in maniera consapevole, e questo è il bello della mindfulness, che va al di là veramente dello yoga e delle pratiche formali, perché la possiamo allenare in qualsiasi momento. Poi vi dico alcune cose che sono state implementate nelle aziende, tipo ad esempio... dicevamo, ma anche farsi la doccia, il prendere il caffè in maniera consapevole durante il protocollo, ci sono ci si allena anche a fare questo. Questa è informale. Quindi per il business è importante, perché giustamente ti fa prendere coscienza di quelle che sono delle azioni che sennò faresti inconsapevolmente,
E a questo punto, sì, esatto. E quindi a questo punto sarebbe bello che le persone prendessero coscienza di alcune azioni e di alcune metodologie per poter affrontare quello che è lo stress che in azienda soffoca la felicità, la produttività. Quindi esatto. Come è possibile, cioè come può essere... Posso far vedere una slide con dei costi che si sostengono ad esempio in azienda per quanto riguarda lo stress. Okay. Magari, certo. Se Damiano adesso ci condividerà uno schermo, il suo schermo. Eccolo qua. Lo vedete? Sì, sì. Allora, questi ad esempio sono costi legati allo stress in azienda. Allora, wow. A parte che c'è tutto sono degli studi che dimostrano che aumentano le malattie, perché noi sappiamo che lo stress ad esempio abbassa le difese. Ovviamente qui stiamo parlando di stress negativo, del distress, quindi parliamo di quello che in azienda viene chiamato stress da lavoro correlato, perché poi c'è l'eustress, perché noi sappiamo che lo stress che cos'è sostanzialmente? È una risposta adattamento, cioè ci è utile per sopravvivere. Selye dice che l'uomo che non è l'essere umano non stressato è l'essere umano morto. Giustamente. Perché siccome è una questione di è una risposta adattamento e funzionale. Il punto è che c'è l'eustress, che è lo stress positivo, che ci attiva nel raggiungimento di un risultato, ad esempio. Il distress è quello che ci fa male. Okay. Detta proprio in maniera. Ora, lo stress del lavoro correlato è legato al distress, quindi aumentano le malattie perché lo stress abbassa le difese immunitarie. Siccome andiamo in automatico, spesso perché siamo ripetitivi, ad esempio la mindfulness ci porta a mettere consapevolezza in quello che facciamo, quindi gli infortuni tendono a diminuire con la mindfulness, invece se siamo stressati gli infortuni tendono a aumentare. Considerate che rispetto a una situazione abbastanza media, una situazione aziendale stressante, dove lo stress lavoro correlato è abbastanza importante, noi vediamo 5 volte maggiore l'assenteismo. Ah, il turnover influisce, per se sì. Il turnover, quindi il cambio delle persone all'interno dell'azienda, un quinto del totale è legato allo stress. Ok, quindi io non sto bene, quindi cambio, sì, insomma, si cambia. Sì. Okay. Anche perché c'è anche un minore attaccamento all'azienda, se vedete uno dei peggiori, vediamo. Clima organizzativo, peggiorano le relazioni interne, rischiamo di andare verso il burnout, quindi verso appunto un'esplosione del dipendente, che in qualche modo della persona che lavora all'interno dell'azienda, e quindi in qualche modo no, si brucia, va in burnout. E questa è una cosa interessante, c'è maggiore resistenza al cambiamento e all'innovazione. Che questa è una cosa veramente grave, perché dal giorno d'oggi è veramente grave. E questo è spiegabile da questo punto di vista. Allora, che succede se sono stressato? Che io ho meno energie? Siccome lo stress deriva da una risposta di adattamento, nel momento in cui c'è un cambiamento, quel cambiamento è uno stressor. Quindi io che cosa faccio? Resisto al cambiamento, perché? Perché altrimenti mi carico di ulteriore stress. Ok, quindi magari anche la cosa positiva, che sarebbe quella di innovarsi e di studiare cose nuove, può trasformarsi in stress perché non si sta bene. Esatto, allora, è uno stressor, perché comunque il cambiamento porta stress. Il punto è che lo vivo in maniera di stress e quindi vado a esaurire mi esaurisce ulteriormente le energie. Se io già sono in quello stato, resisto maggiormente. Vi faccio un esempio, io lo chiamo l'esempio della pizzeria. Vi è mai capitato di andare in quelle pizzerie dove ci sono dei menù che sembrano la Treccani, l'enciclopedia, cioè ci sono tantissime pizze? Sì. Ok, sono quelle situazioni. In genere che succede? Che se mentre stiamo scegliendo, qualcuno al tavolo inizia a farci pressione, a dire dai, muoviti, scegli che ho fame. In genere che facciamo? Prendi la margherita. Esatto. Prima che mi capita, ho la margherita. Perché questo? Perché il mio cervello va a cercare l'area di comfort. Proprio perché quella situazione mi sta mettendo ansia, stress. E allora torno in quello che già conosco.
Ecco perché resistiamo al cambiamento e all'innovazione quando siamo maggiormente sotto stress. E questo poi porta anche a minor produttività all'interno dell'azienda e un incremento dei costi. Basta pensare che, ad esempio, se un lavoratore decide di lasciare l'azienda, immaginiamo cosa significa in termini, ad esempio, di ricerca e selezione del personale. Esatto, e formazione poi anche essenziale. Quindi basterebbe, volendo anche solo un po' prestare attenzione, magari ecco, con un termometro, diciamo così, metaforicamente parlando, vedere com'è la situazione e cercare anche di intervenire con degli incontri. Come si potrebbe fare, insomma? Allora, qui in genere facciamo in questa maniera, perché la mindfulness poi, come anche il coaching, perché ripeto, ci sono diversi modi per prendere consapevolezza, e in genere un'azione combinata è la cosa migliore. Allora, in genere si inizia con il protocollo. Quindi si fanno 8 incontri più un intensivo, un incontro di una volta a settimana per un paio d'ore. Non basta, nel senso che lì iniziamo ad allenare la mente con le pratiche di meditazione, formali e informali. Le formali sono quelle che riguardano, ecco, ad esempio, lo yoga è una pratica formale, la meditazione sul respiro è una pratica formale, e così via. E cosa succede? Si fanno anche delle attività fra un incontro e l'altro. Dopo il protocollo si devono integrare le pratiche di mindfulness. Vi faccio un esempio. Ci sono aziende che ogni 50 minuti fanno, ma lo possiamo fare anche individualmente, fanno suonare un campanellino, mm-hmm. e nel momento in cui lo sentiamo dobbiamo portare per un tot di tempo, 5-10 minuti, quello che sia, l'attenzione a quello che stiamo facendo. Quindi vi alleniamo la mente a stare pienamente consapevoli di quello che stiamo facendo in quel momento. Sto scrivendo una mail, la scrivo in maniera consapevole. Considerate che le aziende che hanno applicato queste pratiche, anche con il coaching, anche implementando le sessioni di coaching individuali, hanno visto azzerare gli infortuni sul luogo di lavoro, la malattia scendere anche del 30%, e avere un incremento di produttività dal 10% in su. Poi dipende dalle situazioni, dipende dall'azienda, ma questi, insomma, sono numeri interessanti. E una curiosità, Damiano, i percorsi vengono fatti anche, sono comuni, diciamo, o esistono anche proprio dei percorsi individuali a seconda che si stia parlando, interagendo con la leadership e con invece, ad esempio, i dipendenti? Allora, per quanto riguarda i manager, allora, in genere il protocollo, quindi l'MBSR legato alla mindfulness, quindi il protocollo di gestione stress basato sulla mindfulness, viene fatto in gruppo. Okay. Ho avuto dei manager dove abbiamo fatto attività di coaching individuale e di mindfulness individuale. In genere poi sui dipendenti, quindi sulle persone che lavorano in azienda, lo facciamo in gruppo. Quindi può essere svolto in tutte e due le modalità. In genere la mindfulness in gruppo ci dà l'occasione dopo proprio di utilizzare anche l'esperienza degli altri, e ci rendiamo conto di una cosa, che alla fine tutti quanti viviamo delle situazioni stressanti, sia in ambito di lavoro che in ambito di vita. Uh-huh. E in termini proprio di soldi, parliamo così, no? La somma di tutte queste cose negative, sì. Quali costi porta veramente all'azienda? Cioè, ci sono dei costi anche dal punto di vista proprio monetario nel business, oppure è solo una questione di risorse? Impatta proprio in termini di risorse, di tempo, oltre all'aspetto qualitativo, anche l'aspetto quantitativo. Consideriamo che una cattiva comunicazione in azienda porta a raddoppiare, se no a triplicare, i tempi di esecuzione di un compito. Le tante distrazioni all'interno della produttività di una persona mentre sta svolgendo un compito porta a aumentare il tempo impiegato per svolgerlo, più tutti i costi legati a gestione della malattia, gestione degli infortuni, gestione, come dicevamo prima, no? Del turnover, certo. Quindi devo ricercare il personale, lo devo riassumere, devo fare la selezione, lo devo assumere e poi lo devo formare. Quindi assolutamente sì. Consideriamo che a livello sociale
questo è 200, lo stress a livello dell'Unione Europea costa alla società 200, la società intesa come non solo in azienda, ma inteso proprio come società civile, 240 miliardi di euro l'anno. Sono tantissimi. Il 43% in cure mediche e il 57% in perdita di produttività. Oh, mamma mia. Insomma. Sono bei numerini. Sì, sì, veramente. Non... cioè, non che... Sì, pensi che è una cosa molto negativa, però non pensi che siano questi gli impatti, ecco. Sì, qui parliamo dello stress negativo, sempre dello stress sì, negativo. Sì, sì. Perché il giusto stress, beh, voi considerate che Selye lo definisce lo stress, quando qualcuno riesce a spiegare un concetto in maniera semplice, con una semplice frase, io lo definisco un genio, perché diceva che lo stress è il sale della vita. In genere, nell'ambito del tolgo la condivisione, è così. Sì. In genere, lo stress, no, quando è il sale, quando lo incontriamo nelle ricette, che troviamo scritto come quantità? Quanto basta. Quanto basta, esatto, esatto. Perché? Sì. Perché potrebbe essere a qualcuno piace più salato, qualcuno meno salato. Solo, se ce n'è troppo... il piatto non diventa solo immangiabile, ma fa anche male. E in genere quali sono le patologie legate al sale? Pressione alta. La scleretizzazione delle vene, si rigidiscono, il diabete, malattie cardiovascolari, che sono le stesse dello stress. Facendo un po' un salto adesso dall'ambiente prettamente lavorativo, ok, abbiamo conosciuto cos'è la mindfulness, la consapevolezza, ho capito insomma che c'è anche dell'altro oltre alla mia zona di comfort, a livello personale però è sempre necessario uscire dalla propria zona di comfort per evolversi? Questa è un po' una provocazione. Consideriamo che tendenzialmente l'evoluzione viene da una perdita di equilibrio a un nuovo equilibrio. Okay. Questo cosa significa? Significa che dei punti fermi noi ce li abbiamo. È ok. Il punto è che cosa accade nel momento in cui, ad esempio, noi quei punti fermi li perdiamo? Cosa accade se, ad esempio, può succedere, no? Perdiamo il lavoro, perdiamo una relazione importante, o succede anche altro. Adesso non voglio stare a tutte cose negative, no, altrimenti lasci a perdere, non vedi più, perché io questa cosa la vedo molto positiva, no, nel senso che, perché lo stress di fatto è proprio questo: perdo equilibrio, poi nel momento in cui lo vado a riacquisire, io in realtà lo sto imparando, sto apprendendo. Ecco perché c'è questo aspetto legato all'evoluzione. Che cosa significa? Significa che posso uscire dalla zona di comfort anche in maniera più graduale, poi ognuno lo fa a suo modo. Ad esempio nel coaching noi rispettiamo i tempi del coach, qualche volta facciamo delle richieste sfidanti come coach, ma di fatto è quello. Perché? Qual è la cosa? Allora, io ho una zona di comfort, poi c'è la zona di rischio, zona di sviluppo, zona di rischio. Se io esco dalla mia zona di comfort e inizio man mano a trovarmi a mio agio nella nuova zona, che succede? Che la mia zona di comfort si è allargata, perché io sono andato, no, un pochino più. Col tempo quella cosa diventa una mia competenza. Così si allenano le competenze. Facciamo un esempio: immaginiamo che a un certo punto qualcuno io il parlare in pubblico proprio, ok, allora facciamo una cosa, possiamo iniziare ad esempio a fare delle simulazioni piano piano, quindi gestione stress, mindfulness, sessioni di coaching, facciamo, ok, dopodiché inizia ad allenarti con gli amici, dopodiché iniziamo a farlo di fronte a 4-5 estranei, poi 10, poi 20 e così via, si allarga sempre di più. Un domani lo puoi fare anche di fronte a 3.000 persone. Se noi diciamo a una persona, esci immediatamente dalla zona di comfort, immediatamente vai a fare uno speech di fronte a 3.000 persone,
Per carità. Lì potrebbe esserci, potrebbe essere, poi dipende da come la persona risponde. Certo. Ma quello è uno stressor. Siccome ognuno di noi valuta ogni stressor in maniera diversa, può essere che si rafforzi la convinzione che non so parlare in pubblico, quando invece è una competenza che si allena benissimo, cioè si può allenare. Ok. E invece so la domanda. Sì, sì, no, no, hai risposto molto bene, nel senso, cioè, molto chiaro. E ok, quindi capirle, ok, anche riconoscere poi se ci sono eventualmente dei limiti e come superarli. E invece per promuoverli, quindi fare quello che si dice, insomma, molto spesso, ormai anche una parola un po' inflazionata, personal branding, quindi poi andare al passaggio successivo, quindi promuoversi per alcune competenze acquisite, e può essere collegato anche questo alla mindfulness, alla consapevolezza? Suppongo di sì. Si parte proprio da là. Quando noi facciamo i percorsi di orientamento o di coaching di carriera, delle cose si va a fare quello che viene chiamato il bilancio di competenze, che non è nient'altro che la presa di consapevolezza di quello che noi abbiamo nel bagaglio, di quello che dobbiamo andare a acquisire per raggiungere l'obiettivo professionale. Non solo, quelli che sono i nostri valori, e di quello che viene chiamato ikigai, no? Il senso delle cose che facciamo. Perché cui ci svegliamo la mattina, si diceva anche, no? Infatti. cambia l'approccio cambia l'approccio alle cose che facciamo, cambia l'approccio e dà quello stress positivo. Poi vi racconto una storiella se abbiamo tempo, se vi va. Assolutamente sì. E diventa fondamentale questo aspetto, perché nel personal branding, perché in genere il personal branding, scusate, ho avuto un attimo di, non è nient'altro che fare di se stessi un brand. Questo vuol dire che, così come un'azienda comunica al proprio pubblico, ai propri clienti, dei valori, così facciamo noi a livello personale. Ma non solo, non vale solo per i professionisti, vale anche per chi cerca lavoro. Quando a volte durante un colloquio di lavoro c'è la famosa domanda, ma ce lo chiediamo tutti, ce lo chiediamo quando abbiamo a che fare, se lo chiede un cliente quando abbiamo a che fare con un cliente, ma se lo chiedono anche i nostri fidanzati, fidanzate, mariti, compagni, compagni e via dicendo, la domanda è quella, perché dovrei, inconscia ovviamente in quel caso, ma perché dovrei scegliere te? La risposta, dimmelo tu, è la risposta. La risposta è che in ambito relazionale un po' ci viene, in ambito professionale facciamo un po' più resistenza, ma è la stessa, cioè perché sono io? Non è che uno risponde perché sono io, ovviamente non è questo il senso, ma ad esempio facciamo un esempio concreto, andiamo a fare un colloquio di lavoro. È importante sapere se i nostri valori sono in linea con quelli aziendali, perché come lavoro in un'azienda i miei valori, la mia scala di valori non è in linea con quelli dell'azienda? Primo aspetto. Secondo aspetto, durante un colloquio il selezionatore vuole non solo capire le mie competenze, ma capire anche io che cosa esprimo, chi sono. Quindi quando, facciamo un esempio, la famosa domanda, mi dica un punto di forza e un'area di miglioramento. Okay. Punto di forza, sono puntuale, onesto, preciso, ne diciamo un po', no? Perché vuoi essere anche disonesto? Cioè, nel senso, perché non vuoi essere puntuale? Che cosa vuol dire? In realtà, quella domanda a che serve? Se noi rimaniamo sulla superficie, tipo, sono una persona, andiamo su risposte, sono una persona empatica. Immaginiamo se invece di rispondere così, noi rispondiamo con delle cose che abbiamo vissuto, ci entriamo dentro, noi stiamo permettendo all'altro di conoscerci. Allora diventa anche la stessa comunicazione che possiamo fare, ad esempio, in un ambito più aziendale, più di personal branding, cioè il brand di me stesso. E noi sappiamo che il brand comunica valori, posizionamento di mercato e così via. E diventa la stessa cosa. Perché l'ikigai è fondamentale, il senso dell'esistenziale? Allora, la storiella, così, se volete la dico. Allora, c'è un pellegrino che arriva a Roma e vede, era ai tempi delle costruzioni delle grandi cattedrali, e vede una scena particolare, mezzogiorno, caldissimo, più o meno questo periodo,
esatto. O vede tre, come? No, no, vai. Caldo come adesso. Quindi... È caldo come adesso. In questa scena ci sono tre costruttori di cattedrale, tre muratori che stanno tutti e due realizzando un mattone, solo che uno, tutto sudato, in preca, dice parolacce, tutto, si vede proprio che non... Il secondo, sempre sudato, però più allegro. Il terzo, sudatissimo anche lui, però tutto bello allegro, fischietta. Ma che cosa particolare? E poi stanno facendo tutte e tre la stessa cosa. Va dal primo e gli chiede, che fai? Quello, che non lo vedi? E costruisco un mattone, vedi un po', vattene, che già qua la situazione, vabbè, risponde male, se ne va, va al secondo. E gli pone la stessa domanda. Che cosa stai facendo? Quello gli risponde gentile, ah sì, sto realizzando questo mattone per costruire la cattedrale che vedi alle mie spalle. Grazie. Va dal terzo e gli chiede, che cosa stai facendo? E lui gli risponde, sto realizzando il mattone per costruire la casa di Dio. Ora, noi possiamo anche, adesso al di là del credere o non credere, non è quello l'elemento, è il senso ultimo delle cose che facciamo. È un po' legato, ma lì è consapevolezza. Se divento c'è qualche tempo, un paio d'anni fa, mi ha scritto 2 settimane fa un tirocinante che ho avuto 2 anni fa, sì, più o meno, e mi scrive, Damiano, ho visto un elenco di manager, di imprenditori che hanno avuto successo, ma tutti quanti hanno fatto mindfulness o hanno praticato, ma che c'è una evidentemente c'è una correlazione. Se no, tutti con questa mindfulness. Tutti con questa mindfulness, se no, giustamente. Il punto qual è? Che la consapevolezza, la presenza mentale, cioè non ha solamente un impatto legato allo stress, ma proprio anche a, ecco qui che poi si innesca con il coaching, la formazione e via dicendo. Ok, penso a una cosa, a un tipo di lavoro, che cosa sento a livello fisico? Quali sono le emozioni già pensando a quella cosa lì? Mi esalto oppure lo vado a fare con la morte nel cuore? Questo non significa che, chiaro, in alcuni momenti della vita può capitare di dover fare una cosa che, però immaginiamo che non ci piace, può succedere, può capitare, ma immaginiamo di stare in una, cioè perché nell'ambito della mindfulness si dice che non è tanto quello che accade, ma è l'atteggiamento mentale nei confronti delle cose che accadono. E facevamo prima l'esempio di Zanardi. Immaginiamo che una persona deve fare un lavoro che non gli piace, perché in quel momento ha necessità di mangiare, pagare le bollette e quello che sia. Se rimane in un certo approccio del tipo tanto fuori non ci sta lavoro, questo mi tocca fare, non uscirò mai da questa situazione, ma come ci sono finito in questa situazione, la mente che rimugina, no? E tutte le mattine si sveglia pensando, oddio, ma devo andare a fare questa cosa qua. Sta aggiungendo, si direbbe nell'ambito della mindfulness, oltre al dolore, la sofferenza. Soffre 2 volte. infatti poi, grazie, questa Sara, questa cosa poi porterà a dire una cosa che voi interrompetemi perché io andrei avanti a parlare di queste cose poi abbattetemi pure sulla pubblica piazza senza, mi chiudete proprio la chiudete fuori a e invece avere un approccio del dire ok, questo non sarà il lavoro della mia vita, intanto mi permette di cosa faccio? Se io faccio così ed evito l'approccio del rimuginio ho più energie ad esempio per cercare un nuovo lavoro, ho più energie per trovare quello che mi piace. Se io le investo nel rimuginio, ne ho meno, arriverò la sera stanchissimo. Capita qualche volta di iniziare la giornata di non aver fatto niente di così eclatante, però ci sentiamo stanchi. Ah sì, succede. La mente che va, consuma. Quindi, comunque. A me, cioè, mia nonna mi dice sempre che perché sono triste. Bellissima questa cosa. Sì. Cosa sei stanca, sei triste. È bellissima questa cosa. Questa cosa è super. Ti ringrazio Sara per averla condivisa. Ti dico, me la riporto anche nelle aule. Poi... Va bene. Diciamo, dicevi prima, no? L'aspetto
di, è come se veniamo colpiti due volte, no? Esattamente, nell'ambito della mindfulness si fa una distinzione fra dolore e sofferenza. Dolore ci può stare, il dolore è certo, la sofferenza è l'atteggiamento mentale nei confronti del dolore, è come se l'aumentasse. In un sutra del Buddha c'è proprio un riferimento a questo. Lui dice: immaginate un uomo che a un certo punto viene colpito da una freccia. Ok. Ok, proverà dolore? Penso di sì. Almeno che normale, in teoria sì. In teoria sì. Ok. Ora lui dice: immaginate che a un certo punto le persone vogliono curarlo e lui no, fermi. Io devo sapere chi mi ha tirato la freccia. Perché mi ha tirato la freccia? Che ho fatto di male per meritarmi la freccia? Di che materiale? Io adesso lo sto esagerando, ovviamente. Certo. Di che materiale ha fatto l'arco delle? Ma perché ho fatto di... Che succede? Che penso che vuoi morire. Muore. Esattamente. Perché non è... Invece lui dice, se sono stato colpito, evito di andare in rimuginino, vado su un pensiero più funzionale, quindi metto consapevolezza fra l'evento e la mia percezione dell'evento, può essere che scopro nuovi elementi. E infatti la mindfulness aumenta anche la creatività. Allora, che succede? Damiano, in base proprio alla salute fisica e emotiva, c'è arrivato un commento da una persona che ti faccio vedere. Sappiamo che la mindfulness fa bene. La pratica ha tanti effetti positivi sia sulla salute fisica che emotiva. Per questa ragione è spontaneo pensare di offrirla ai propri figli. Si può fare? C'è un'età più giusta? Grazie, è una domanda bellissima a cui sono veramente contento di rispondere. Abbiamo parlato di lancia, di dolore, quindi hai visto, c'è chi ha agganciato il discorso con una domanda. Sì, questo è bellissimo, la domanda è bellissima, non c'è un'età. E proprio questo è il bello, ci sono delle colleghe e dei colleghi che fanno mindfulness fin dalla scuola dell'infanzia, quindi prima proprio da no, proprio dei primi anni, perché non dalla materna, cioè, non a quell'età, certo, bisogna impostarla in maniera diversa rispetto agli adulti, si mette un po' più come gioco. Si fa ad esempio poi vi dico anche come possono essere alcune cose di mindfulness, si imposta proprio in una maniera, in una modalità di gioco, e i bambini sono molto recettivi, hanno meno sovrastrutture rispetto agli adulti, quindi assolutamente sì, anzi alcune scuole, alcuni asili la stanno proprio implementando, solo che ad esempio si fa con il pupazzino, tipo ad esempio, no? Si un sacco, il bambino o la bambina prendono il pupazzetto, gli si dice che quello è il compagno, per quella sessione di mindfulness, ovvio, non gli si dice così, gli si dice più in... Perché poi, che cosa dovrà fare? Dovrà rimetterlo all'interno del sacco. Beh, già in questa cosa qui c'è un oceano d'apprendimento, perché ad esempio il bambino apprende che la relazione con quel pupazzino non è necessaria, nel senso che a un certo punto finisce e lo dovrà rimettere nel sacco. A volte piangono, giustamente, perché gli dispiace, e gli viene detto che quel pupazzo ha aiutato a lui o lei a fare quell'esperienza lì, andrà a aiutare altri bambini. Quindi, ad esempio, no, il fatto di non attaccarci ad alcuni aspetti, per dire, adesso ne ho detta una, ma in realtà agisce come... Voi immaginate di iniziare a allenare il bambino? Allora, facciamo così. Se io inizio a suonare il sax all'età di 43 anni, che è la mia età, o la inizio a suonare all'età di... Lo inizio a suonare all'età di 3 anni. C'è una bella differenza, sì. Direi di sì. Penso proprio di sì. Il cervello è neuroplastico, quindi fino a che non smettiamo di respirare c'è sempre possibilità di cambiamento. Solo che è come, ripeto, è come essere atleti fin da piccolini. È ovvio che i muscoli li abbiamo allenati di più. In base sempre al personal branding, tenendo a mente la mindfulness, visto che stai parlando di competenze che devono essere allenate, sì. Te la senti di dare dei consigli a chi ci sta seguendo proprio per lavorare
al proprio personal branding, tenendo proprio a mente quindi la mindfulness. Mettersi in una modalità di scoperta. Lo so che sembra una cosa banale, ma è fondamentale. Io per sapere se una cosa mi piace o non mi piace, la devo provare. Se conosco qualcuno che ha fatto quel lavoro, gli devo mandare una mail tramite un messaggio tramite LinkedIn, gli mando una mail, se gli quello che sia, e di senti un po', mi parli del tuo lavoro, come funziona, come faccio per diventare, faccio l'esempio il suo mindfulness coach e così via, oppure quali sono le difficoltà che hai incontrato, raccontami un po' della tua storia. A me quando capita io sono felicissimo di poterlo fare, mi fa piacere aiutare. Prendiamo qualche no? Ci può stare. La modalità di scoperta, ecco perché la mindfulness consapevolezza, ed ecco perché è fondamentale dire la mindfulness si basa su pratiche, che vuol dire sul fare, sull'esperienza. Allora, se vivo delle esperienze, a quel punto apro le porte a qualcosa che può arrivare. A che cosa? Alla scoperta, alla creatività, all'immaginazione. Mischio delle cose che va a finire che prima non avevo pensato ed escono fuori, e ecco, un lavoro innovativo, un'idea imprenditoriale, un'idea per una startup, un nuovo modo di fare business, un nuovo modo di proporre il business, un nuovo modo di proporre me stesso, quello che sia. Il punto è che a un certo punto, quando è proprio come l'innamoramento, nel momento in cui lo vediamo, lo riconosciamo, lo sentiamo, diventa forte, quella è un'azione di consapevolezza. E allora a quel punto abbiamo trovato l'ikigai. Come? Sperimentando. I libri che ci piacciono, quali libri ci piacciono, perché ci piacciono proprio quei libri, perché nei film notiamo determinate cose e non altre, quali film ci piacciono, come mai, c'è una correlazione tra quei film, i libri e così via. E probabilmente è un'altra cosa, scusatemi, questo quando qualcuno ci dice che non è d'accordo, noi accettiamolo come punto di vista, integriamolo, ma se qualcuno ci dice, ad esempio, gli presentiamo un progetto e ci dovesse dire ma questa è una stupidaggine e noi rinunciamo, la domanda facciamocela su di noi, cioè come mai ho rinunciato così facilmente a quel progetto? Perché probabilmente non eravamo convinti. Non ci credevi neanche tu. Può essere, non ci credevo veramente. Allora a quel punto posso fare, se qualcuno mi dice, ok, guarda, questa è una stupidaggine, secondo me non funziona, esplorare, accoglierlo e esplorare, ok, come mai secondo te non funziona? Quali sono i punti che posso migliorare? Lo possiamo utilizzare come azione di consapevolezza dal punto di vista dell'altro. Ma questo non vuol dire che non si può realizzare quella cosa. Quella è semplicemente l'idea di quella persona sulla nostra, l'opinione di quella persona sulla nostra idea. Ci può aiutare, ma non è il... Certo. Non è la verità, è un punto di vista. È un punto di vista, certo. E a conferma anche di quello che dici, Fabio, il nostro ascoltatore, ci dice... Per 2 anni ho fatto un lavoro che non era nelle mie corde, ma l'ho sempre trattato come uno spazio di apprendimento per fare esperienza. Arrivare al lavoro che ci piace per me è un percorso, è la persona che incarna quel lavoro che deve crescere interiormente. Grande Fabio, assolutamente. Perfetto. Riassunto un po' questo qui, quindi mettersi... Riassunto di quello, benissimo. Sì, assolutamente. Considerando anche che diversi libri sulla felicità, no? Quella che dicevamo... E c'è un inverso di tendenza. Cioè, molti adesso stanno dicendo, io sono d'accordo, ma non so se già l'ho detto, che la felicità non è il punto d'arrivo, è il prerequisito. Sì. Godersi le cose mentre si fanno. E questo messaggio di Fabio, secondo me, lo prende in piedi. E invece io ti voglio contrapporre un qualcosa, siamo comunque quasi in conclusione, e come Yin e Yang vorrei anche contrapporre un po', insomma, alla felicità, che sono totalmente d'accordo con te, anche se ovvio ci sono un po' delle correnti anche diverse, cioè c'è chi dice che la felicità, appunto, come hai detto, è un punto di arrivo, chi dice che è un attimo soltanto in mezzo a una vita, insomma, abbastanza così moderata, e c'è chi
dice che è un prerequisito. Però dobbiamo anche, per sapere cos'è la felicità, dobbiamo anche essere consapevoli un po' del dolore. Allora, comincio con le parole di Riccardo, che è un altro ascoltatore che ci ha commentato, e poi ti vorrei fare una domanda. Riccardo intanto ci dice: c'è un passo meraviglioso delle memorie del sottosuolo di Dostoevskij che parla della voluttà del dolore, ossia il desiderio di mostrarsi addolorati per mostrare quanto si sta male, crogiolarsi appunto nelle cause del dolore. Assolutamente sì. E questo è un modo per viverlo. Portandolo però alla un po' all'attualità, durante il lockdown noi con i nostri ospiti cerchiamo un po' anche di tirare un po' le somme di quello che è stato questo lockdown e di aiutarci a capire da dove ripartire. E durante il lockdown molte persone, professionisti, insomma, e non hanno un po' perso il focus sulla propria vita. E ci sono delle stime che ci parlano di aumento dell'ansia, delle paure appunto verso il futuro che già hai nominato anche tu, e dell'incertezza che trasborda anche dall'ambiente prettamente lavorativo e va ad invadere anche altri aspetti della vita che finora erano ritenuti come dei porti sicuri. Ti chiedo, da dove possiamo ripartire, insomma, da noi stessi, dagli altri, come possiamo fare per superare questo periodo? Da una consapevolezza, della certezza dell'incertezza. Ok. E che nel momento in cui noi cerchiamo la certezza all'esterno, non la troviamo. Non la troviamo non perché, ma perché per definizione la vita è impermanente. E questo è un altro elemento legato alla mindfulness. E questo cosa significa? Significa che nel momento in cui io mi attacco, la forma di attaccamento appunto a come dovrebbe essere, all'immagine che io ho di me o all'immagine di quello che dovrebbe essere la realtà in cui vivo, tutta una serie di cose, io lì sto sviluppando la sofferenza. Quindi l'atteggiamento verso, ad esempio, un qualcosa come il dolore, cioè nel senso mi può dispiacere, posso provare dolore nel fatto che c'è stato qualcosa di non propriamente no, bello all'interno della vita? Assolutamente sì. L'atteggiamento mentale, come dicevamo, cambia. Ma qual è un elemento che noi che ce l'abbiamo? È lì. E quello non... Su quello ci possiamo lavorare, perché quello dipende da noi. L'hai detto, Gianluigi? No, noi stessi. Ok. Noi siamo, il punto di riferimento. Il Buddha dice che molto dipende dalla qualità dei nostri pensieri. Noi siamo ciò che pensiamo e tutto ciò che siamo sorge con i nostri pensieri. Con i nostri pensieri costruiamo il mondo. Questo non lo so, può sembrare banale. E il punto è che non lo è, perché ci vuole allenamento, ci vuole pratica. E praticare la mindfulness, io dico sempre questa cosa qua, che fino a che non si prova la mindfulness, poi capirla proprio appieno non è così agevole. Però è possibile perché si può praticare e può mettere in luce tutte quelle risorse che ci sono e che noi possiamo utilizzare per raggiungere, anche per uscire da una situazione come quella del... che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Sull'aspetto del dolore sono assolutamente d'accordo con l'intervento, perché anche il dolore può essere una forma di... Il dolore è esposto, no? per farci in qualche modo coccolare. È una forma di non il dolore in sé, il dolore esposto in quel modo, ok? Sì, sì. Okay. È una forma, questo è fondamentale, è una forma legata all'ego, così okay. Come il fatto di voler ostentare un qualcosa è legato all'ego. A questo punto è il non accettarsi ma voler stare al centro dell'attenzione, scusate il gioco di parole. In quel caso significa che sì, gioco un po' il ruolo, adesso non vorrei utilizzare termini che mi porterebbero lontano per capirci, gioco un po' il ruolo della vittima, e finché mi sento vittima, come faccio a riprendere i fili della mia vita e diventare proattivo, diventare risolutivo nei confronti di determinate problematiche, che è legato appunto al problem solving e alla resilienza.
Resilienza, altra parola chiave sicuramente del 2020. Allora, sì. Noi siamo arrivati, credo, alla fine. E ti ringraziamo, Damiano, intanto per averci fatto compagnia e per questi grazie a voi. Consigli che ci hai dato, ci hai smosso sicuramente le coscienze e ci hai invitato ovviamente a osare, quindi a uscire un po' da quello che viene definita zona di comfort o comunque a essere in ascolto di tutto quello che è la novità e anche dell'incertezza, cioè della certezza dell'incertezza della vita. E ricordiamo a tutti che potete rivedere questa live e tutte le altre sui nostri canali social, quindi sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Ringrazio Sara ovviamente per il contributo, per l'aiuto. Marco, grazie, Marco. Grazie a Marco. E ricordiamo che le video spremute tornano venerdì 10 luglio alle 16:30 con una coppia di opposti ma simili. Scoprirete presto chi sono. Grazie ancora, Damiano. Speriamo di averti nuovamente come nostro ospite. Quando volete, mi fa piacere. Veramente sono contento di. Se qualcuno vuole, mi trovate su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, sì, anche per domande sul mio lavoro, quello che è. Metteremo assolutamente il link al tuo profilo LinkedIn di seguito a questa live, così chi vorrà potrà contattarti. Grazie a tutti i nostri spettatori e un saluto a venerdì prossimo. Ciao a tutti, grazie. Buona serata.